Ho giusto mezz'oretta libera, il tempo di creare un armadio. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? È da troppo tempo che non ci vediamo e allora oggi torno con un video in grande. Sì, perché oggi creiamo insieme il mio armadio nuovo. In questa casa in affitto ho un armadio che proprio non mi piace, non è all'altezza del mio abbigliamento. Scherzi a parte, io sono dell'idea che in questa casa ci devo vivere io, ci devo passare il mio tempo e voglio essere comunque circondata, anche se non è casa mia, da cose che mi aggradano, che mi piacciono, che siano gradevoli allo sguardo e all'animo. E quindi ho deciso di rifoderare l'armadio e di arricchirlo con qualche elemento decorativo. E allora, spostiamoci di là e andiamo a vedere come trasformare un banalissimo e squinternato armadio bianco in un armadio da mille e una notte. Vi faccio vedere l'armadio che dobbiamo rifoderare. È questo qui. Aspettate che accendo anche la luce, così si vede meglio. Questo amorfissimo armadio bianco, che non c'entra niente con il resto della stanza, che ha tutti i mobili marroni o neri. Quindi adesso volevo rifoderarlo. Vi faccio vedere ciò che ci occorrerà: una scala, un tagliabalza, cacciaviti a stella sicuramente all'italiana naturalmente, e un martello, scotch carta. E poi ho acquistato una carta. E questa è una carta da parati, ma si usa anche per foderare i mobili. Ne ho comprati vari rulli, delle bacchette di legno per creare delle cornici sul mio armadio. Come prima cosa rimuoverò lo specchio e le maniglie e le andrò a riverniciare di nero. Quindi con un cacciavite a stella rimuoverò le maniglie. Rimosso. Sapete com'è? È questione di viti o di morte? Adesso, praticati i due fori su un cartone e inserite le viti a misura, come ho fatto, ho posizionato la maniglia, ho visto dove erano i fori, ho praticato i fori col cacciavite e adesso avvito la maniglia sul cartone. Prendo una vernice acrilica lucida e le ripasso di nero. Scuoto ben bene e adesso le lascio asciugare, le lascio proprio fuori dalla finestra. Ora non badate al mio cerchietto che sto usando per non farmi andare i capelli davanti mentre sono in casa. Dobbiamo rivestire le ante del nostro armadio. Come prima cosa dobbiamo pulirle un attimo con un pannetto umido. Prendiamo un rullo. Vedo quanta carta mi occorre per foderare un'anta. Cerco di essere il più scrupolosa possibile in questa fase. Spiccico la carta, che non è spessissima, quindi facciamo molta attenzione. Voi fatevi aiutare da qualcuno, io sono sola, e rimango esterna. Sia nella parte superiore che nella parte laterale e appiccico. Quindi, stendendo bene tutte le pieghe, tiro giù piano piano la carta e piano piano faccio venire fuori tutte le bolle d'aria. Se si creano, senza problemi, stacco, faccio venire fuori le bolle d'aria e riattacco. Non abbiate fretta, fate un lavoro ben scrupoloso. Tirate giù piano piano.
e appiccicate. Voilà! E apriamo lo sportello che si è naturalmente attaccato all'altro. Olè! Adesso, in maniera molto così pratica, non facciamo altro che chiudere gli angoli, cercando anche qui di non fare bolle d'aria, ma tirando molto bene indietro, tagliamo l'eccesso così a filo. Facciamo la stessa cosa su tutti e quattro i margini. Ciao! E dopo qualche ora quello che avremo sarà questo. Beh, direi che è molto meglio di quel robo bianco, però quello specchio con quella cornice bianca stride un po'. Quindi armiamoci di scotch carta per foderare l'interno dello specchio e l'esterno dello specchio, e poi un acrilico nero per dipingere la cornice. Con una mano è molto complesso, quindi mettiamo lo scotch carta a filo, ok, per tutta la circonferenza dello specchio. Ecco qua, a voi consiglio di foderare anche questa parte qua, io invece rischio, e si va, si dipinge tutto quanto di nero. Ok, vetro dipinto, specchio dipinto, adesso non ci resta che attaccare le maniglie. E per oggi ci fermiamo qui. Guardate quanto è bello già così. Ancora però devo aggiungere un particolare: le bacchette di legno a contornare tutte le ante. Speriamo venga bene come immagino. È domenica mattina e io sono struccata, sì, perché ho diritto a riposare, anche la mia pelle ha diritto a riposare. Siamo arrivati a questo punto qui, ma non ci fermiamo. Prendo il mio acrilico nero, il mio pennello e dei listelli. Io li ho comprati da Leroy Merlin, sono dei listelli così a sezione rettangolare, un centimetro per 4 mm, quindi acrilico, pennello, insomma se vi piace anche già così potete fermarvi, ognuno poi se lo fa a suo gusto. Prendo il colore e dipingo la parte anteriore e le due laterali. Non dipingerò invece la parte retrostante che andrà appiccicata sul mobile. E continuo a dipingere tutto il mio listello. Alla fine il listello verrà fuori così, vedete, con tre margini su quattro dipinti. A questo punto armiamoci di scotch carta e attacchiamo la pistola per colla a caldo. Non ho righelli, non ho metro, come faccio a prendere le misure? Molto semplice, utilizzo lo scotch carta che so essere largo 2 cm. Quindi prendo 2 cm d'altezza, voilà, e taglio altri 2 cm e altri 2 cm. E così ho la linea orizzontale. Ora creo anche quella verticale ed ecco il mio angolo entro cui dovrò mettere il listello, quindi in modo da avere esattamente il punto di incasso e intersezione, e lo faccio soprattutto su tutte le ante. Ci rivediamo al momento di attaccare i listelli. Buon lavoro! Ok, arrivati a questo punto ho tutti gli angoli ben definiti, quindi non mi rimane che attaccare la mia prima fascetta. Comincio con quelle in orizzontale e con quelle verso il basso, ok? Quindi comincio proprio con queste qua. Cosa faccio? Prendo la misura e con il tagliabalza, senza amputarmi un dito,
possibilmente, segno, sempre col taglio a balza, ferisco il legno e lo spezzo. Ripeto, faccio un lavoro così perché non è che mi interessi più di tanto. Ok, ripulito il pezzo, vado ad appiccicarlo qui. Quello che farò solamente al lavoro finito sarà dare un po' di colore anche su questo lato, ma lo vedremo insieme al momento delle rifiniture. La mia pistola per colla a caldo, senza ustionarci. Mettiamo la colla e in maniera molto veloce attacchiamo il pezzo. Ok, fatto! Fantastico. Facciamo così anche sulle verticali e ci rivediamo al lavoro completato. Io sempre più devastata, lui completo, ragazzi. Ho finito, devo togliere ancora lo scotch lì alla base. Ho dimenticato quello lì su nell'angolo, quindi devo risalire. Allora, guardate che bello. Non trovate? Bellissimo. Ora, cosa dobbiamo fare? Vi ricordate che ci sono dei pezzettini dove va messa ancora un po' di colore perché abbiamo tagliato a vivo il legno? Bene, con l'acrilico ripassiamo tutti gli angolini coprendo tutto il legno esposto. E alla fine dell'incornicettatura quello che avremo sarà questo. Guardate quanto è venuto bello. Non so se vi ricordate com'era prima, una roba orribile. Adesso è tutta un'altra cosa. Il laterale alla fine, ragazzi, l'ho foderato così. Mi annoiavo a farlo tutto nero. Bene, spero che anche l'armadio 2.0, perché prima c'era stato l'altro, quello di 13 anni fa. 13 anni fa facevo il mio armadio di casa a Catania, quello l'ho dipinto tutto io, questo invece l'ho rifoderato. Però devo dire che è venuto bello per essere una casa in affitto. Di un armadio che non mi frega niente, diciamo che sono molto soddisfatta. E noi ci vediamo tra un pochino. Ora ditemi se quell'armadio non è tornato più bello che quando era nuovo. Che ne pensate? E allora, se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione. Io vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri. Il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale ho custodito tutte le mie ricette per creare in casa in modo professionale tutti i materiali dell'arte, e il grande libro del colore, il libro all'interno del quale ho racchiuso tutto ciò che c'è da sapere sul magico mondo del colore, dal come crearlo al come usarlo sia in arte che nella vita. Bene, se questo video vi è piaciuto, condividetelo, fatelo girare e soprattutto rifatevi tanti armadi seguendo il vostro gusto. Bene, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qua per un prossimo video. A breve cominciamo i video per il Natale. Quest'anno in questa casa non ho neanche una decorazione, quindi cominciate a raccogliere anime di scotte, cartacce, perché faremo tutto con la carta quest'anno. E già in mente un bellissimo calendario dell'avvento e uno strabiliante albero di Natale homemade per chi ha poco spazio come me. Un albero di Natale portatile, direi. E allora non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!